Dai pace a quel bambino abbandonato. Devi chiudere i conti con il tuo passato. Ma che cosa hai combinato, eh? Aia. Adesso vedrai. Ecco qua. E buonanotte. Nella vita tutto è predestinato. Mi sembra un bambino speciale. Per me lui non farà mai parte di questa famiglia. Come ti chiami? Carlo. Carlo Olmo. Spesso si incontra il proprio destino sulla stessa strada che hai percorso, pensando di evitarlo. Sarà esso stesso a scontrarsi con te. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sembra che ci sia un'ondata forte in tutta Italia. Lui chi? Dimmi che andrà tutto bene. Troppi decessi a causa di una strana polmonite. Ormai è ufficiale. È pandemia. Qua abbiamo bisogno di mascherine. Proverò a chiedere materiale sanitario, tutto quello che serve per questa emergenza. C'è sempre stato un uomo dal cuore grande, Carlo. Un cristiano perfetto. Queste sono 4.000 mascherine. Non posso essere il nemico di me stesso. Destino che hai scelto per me, papà. Tu sarai sempre mio figlio. Devi combattere la bestia. La vita mi ha tolto tutto. La vita mi ha ridato tutto. Adesso è giunto il momento che io restituisca tutto alla vita. Il suo contributo è stato davvero prezioso. Il lupo guaritore. Il mondo cambia e noi ne facciamo parte. Fantastico. Buongiorno Maurizio Scandurra. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Grazie, ma tu hai fatto parte di questo film straordinario. Assolutamente sì, è una grande fortuna ed è un grande onore aver potuto dare un contributo ad un'opera di così grande impegno sociale, un'opera che racconta la storia di un uomo a dir poco meraviglioso, uno di quei grandi santi moderni che si nascondono nella quotidianità e che riescono a fare in maniera straordinaria le cose ordinarie. Parlo di Carlo Olmo, dell'avvocato, cavaliere, maestro Carlo Olmo. Un uomo dall'esistenza veramente incredibile, orfano, nato a Lecco, per 7 anni rimarrà in un istituto per minori, fino a quando, con la divina provvidenza, lo porterà a ricevere l'amore e il riscatto di una famiglia importante di Vercelli. Suo padre Piero Olmo è stato uno degli avvocati più importanti dal dopoguerra fino a qualche anno fa di Vercelli, e questo ragazzino, insomma, di grande sensibilità è cresciuto, diventerà uno dei più importanti avvocati penalisti italiani, fino a quando un bel giorno, dopo aver fatto assolvere un uomo da un caso di pedofilia, avrà una crisi, una conversione, capirà che la sua vita deve essere altra. La sua vita deve essere l'amore per il prossimo, una generosa, appassionata e disinteressata filantropia, e quindi deciderà, come abbiamo sentito nel trailer, di donare alla vita e di restituire alla vita ciò che la vita ha dato lui, compiendo delle opere meravigliose, fino ad arrivare al momento del Covid, quando è il 4 marzo del 2020, essendo anche un grande uomo di arti marziali, un grande esperto di spiritualità orientale, mentre pregava nella sua
Accademia di Arti Marziali, una delle più importanti d'Italia, oltretutto a Vercelli, in un posto con un giardino con opere orientali davvero unico nel suo genere in Italia. Mentre pregava il Padre Nostro in aramaico, essendo un grande attento studioso di testi sacri e lingua originale, un uomo di grande fede, ecco che una sua allieva riprende questo momento e guardando, è tutta una storia vera quello che vi racconto, e guardando praticamente su uno specchio, su una finestra, il video che aveva fatto, appare la figura di un lupo bianco. È una cosa incredibile, io quel video ce l'ho, l'ho visto, mi sono commosso. Da lì quest'uomo si trasformerà nel più grande benefattore italiano al tempo del Covid, grazie ai suoi grandi rapporti con la Cina, perché esiste anche una Cina corretta, una Cina fatta di lealtà, un Oriente fatto di collaborazione, di cooperazione. Riuscirà a far avere, prima ancora di Domenico Arcuri, prima ancora del governo, mascherine, dispositivi di protezione individuale, oltre a un ingente investimento economico che permetterà di salvare migliaia di vite al tempo del Covid. E addirittura di questo si accorgerà anche il capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, che il 2 giugno dello scorso anno l'ha proclamato cavaliere al merito della Repubblica, il cavaliere bianco del coronavirus, e il 20 ottobre sempre dello scorso anno l'ha infinito di questo onorificenza. Quindi il messaggio che questo film vuol dare all'umanità intera e al popolo italiano, qual è, Scandurra? Allora, il messaggio deve essere quello del fatto che l'amore non ha confini, che le promesse vanno sempre mantenute e che il bene vince sempre. Il Covid è stato interpretato da Carlo Olmo nell'unico modo intelligente di cuore possibile, cioè quello di fare di un'occasione di separazione, di atomizzazione, di monadizzazione della società, la più grande opportunità di cooperazione, di coesione e di socializzazione. Lupo Bianco è un film che insegna ad amare, che insegna ad amare nel silenzio, in maniera garbata, senza strombattamenti mediatici, ma poi, come vedete, il bene si fa strada e addirittura il cinema se ne è accorto. Pensate che Lupo Bianco, questo film scritto da Stefanie Beatrice Genova, Alessandro Ferrara con la regia di Tony Cangitano, prodotto da Antonio Chiaramonte per Cinema 7, si è aggiudicato alla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia lo scorso 8 settembre all'International Starlight Cinema Award, che è un premio importantissimo, un ambito riconoscimento della Fondazione Ente dello Spettacolo dedicato alle opere di impegno sociale. Il cast è davvero importante, a interpretare Carlo Olmo e la sua compagna Lupa Alfa, Angela Oliviero, mentre Carlo Olmo e il Lupo Bianco sono stati rispettivamente un'altra grande coppia del cinema e della vita, Sebastiano Somma e Morgana Forcella. Abbiamo visto nel trailer Remo Girone, altra grande star internazionale, poi ancora Francesca Retondini, Gui Aiello, Gaetano Aramica, Vincent Riotta, Diego Camilleri. Io sono stato chiamato in questo film a interpretare me stesso, il ruolo del portavoce, dell'avvocato, proprio ai tempi di quel momento in cui lasciò l'avvocatura, mi si vede anche nel trailer del film e ringrazio per questa menzione, e ho contribuito a scrivere alcune scene di carattere criminologico, essendo un grande appassionato e studioso di questa materia, ma soprattutto è stato bello recitare in un clima straordinario, dove ho potuto anche ammirare due bravissimi attori emergenti, Iliana Giammusso, che tutti avrete visto sicuramente interpretare la parte della vecchina nella pubblicità della Belpè, che è impazzato anche sulle reti Mediaset per tutta l'estate, e il giovanissimo Raimond Nicusor Bulai, un ragazzo di 20 anni rumeno straordinario che insomma ha interpretato proprio le parti che gli ho scritto. Vabbè. Del giovane allievo che studia criminologia. Benissimo. Io credo che sia un'opera meravigliosa, un'opera che da febbraio sbarcherà in tutte le sale, che ha il patrocinio del MIUR, che verrà proiettata a partire da questo autunno-inverno in tutte le scuole italiane per insegnare ai giovani che cos'è l'amore. Dio benedica il cavalier Carlo Olmo e benedica anche Canale Italia, che dà spazio, contrariamente al mainstream, a tutto quello che è buono, a tutto ciò che è verità e ricerca delle verità sulle orme di Sant'Agostino e sulle orme dei grandi esempi che possono veramente contribuire a cambiare questo paese, direttore. Grazie Maurizio Scandurra, un abbraccio forte e a ben presto. Grazie a te, direttore. Buon proseguimento. Ci vediamo venerdì sera, insomma, al battesimo del quinto anno della mia trasmissione Linea Sera. Grazie. Abbiamo fatto vedere uno dei film veramente che esprimono umanità, che esprimono amore. Amore. Abbiamo bisogno di amore, non di odio. Non di odio. Abbiamo bisogno che le persone ci vogliano bene.